Cari amici e cari amiche di Angoli, come sempre, benvenuti e ben ritrovati a tutti voi al nostro consueto appuntamento. Una delle notizie di queste ultime ore è il salvataggio di uno sci alpinista che è sopravvissuto dopo ben 20 ore sotto la neve, è accaduto in Valbadia. Questo ci dà modo di riflettere sulle condizioni di sicurezza in questi contesti e lo facciamo con il primo ospite che è collegato con noi. Io saluto e ringrazio Fabio Lenti, che è guida alpina, direttore della Scuola Italiana di Alpinismo di Lecco Valsassina Orobia, ha una grandissima esperienza, quindi non elenco tutto, ma lo ringrazio per il tempo che ci sta dedicando. Fabio, benvenuto e grazie. Salve a tutti. Fabio, ho aperto appunto il nostro incontro con questa notizia, quindi la prima cosa che voglio chiederti, sopravvivere per 20 ore sotto la neve è un fatto straordinario? Ma è abbastanza straordinario, perché di solito le valanghe diciamo che coprono completamente la persona, ma gli occludono anche le vie respiratorie, no? Quindi se una persona non respira sopravvive pochi minuti e poi decede, no? Per problemi respiratori, no? Ovviamente vuol dire che questa persona ha avuto lo spazio per poter respirare, no? Quindi per potersi muovere un pochettino, lo spazio per respirare vuol dire che è una valanga non polverosa, ma una valanga lastronica, gli ha lasciato lo spazio, diciamo, per respirare. Questo è quello che l'ha fatto sopravvivere. Certo, di fatto lui ha anche detto di aver avuto un braccio libero con il quale ha potuto farsi un po' di spazio intorno a sé, evidentemente a sua volta era una persona esperta, e di essersi un po' ricordato ciò che vedeva addirittura nei film, ovvero che poi se ci si abbandona al sonno e ci si addormenta, molto probabilmente poi non ci si risveglia più. Che cosa dici in merito a questo? È una cosa di fatto importante il riuscire a non addormentarsi? Sì, è ovvio, perché l'ipotermia, praticamente cosa succede? Che il nostro corpo reagisce isolando le parti più importanti, no, del corpo, quindi il cuore, il cervello ricevono più sangue rispetto al resto del corpo. La periferia viene un po' abbandonata, no? Ecco, proprio perché il corpo si preserva, no? Noi abbiamo questa autogestione. Quindi l'ipotermia ci riduce il battito cardiaco e a un certo punto praticamente se ci addormentiamo rischiamo di passare dal sonno alla morte. Quindi il fatto di restare, diciamo, vigili e muoversi e cercare di muoversi anche all'interno di un sito molto stretto dove ci si muove a stento è importante, perché ci fa mantenere il corpo caldo e ci fa sopravvivere gli organi più importanti, che sono i polmoni, il cuore e il cervello. Certo, Fabio, ma veniamo a te, che come ho detto sei davvero un grandissimo esperto e hai un'esperienza lunghissima in questo contesto, sia a livello di salvataggio, di soccorso, di formazione, di supervisione dei territori. Siamo davvero in un periodo in cui sono molte le persone, esperte o meno, che si avvicinano alle escursioni, alle sciate o comunque alla neve. Naturalmente io vorrei che tu trasmettessi agli amici a casa l'importanza di fare tutto questo in sicurezza. Cosa vuoi dire? Ma allora, anzitutto non ci si può improvvisare, no? Che è un po' quello che vedo ultimamente in giro, è tanta gente improvvisata, cioè che non ha proprio idea di dove sta andando. Che cosa vuol dire essere improvvisati? Vuol dire non avere nessuna informazione? Esatto, l'importante è avere informazione, formazione e addestramento, quindi fare una scuola di base dove imparare le nozioni principali per il muoversi in montagna è importante, no? Quindi ci sono le scuole del CAI, ci sono le guide alpine che possono insegnare e quindi uno si fa una formazione di base prima di intraprendere qualsiasi escursione. Poi occorre ovviamente l'attrezzatura, perché l'attrezzatura è importante, e saperla usare, e poi occorre sapere dove si va, ovviamente, quindi bisogna pianificare il percorso, guardare quante ore ci possiamo mettere di media
quanti chilometri ci sono di sviluppo, quanti di dislivello. E un'altra cosa importante, ovviamente, oltre all'abbigliamento, che deve essere consono alle temperature della stagione, perché può capitare di avere un imprevisto, e se si ha un imprevisto si rischia di rimanere magari all'addiaccio, quindi avere un piumino d'oca per potersi riparare dal freddo, avere dei sovrappantaloni nel caso si dovesse alzare il vento. E poi un'altra cosa importante è il bollettino onnivo meteorologico, perché in questa stagione, andando sopra i 1000 metri, troviamo la neve, troviamo il ghiaccio, quindi guardare anche un bollettino, sapere se quel giorno a che livello saranno le temperature, se il tempo sarà buono, se la visibilità sarà buona, se c'è vento, se non c'è vento, perché il vento abbassa notevolmente la ricezione della temperatura, per cui se una temperatura esterna è di meno 5, con il vento può diventare meno 10, no? Perché il vento abbassa visibilmente, si chiama wind chill e viene misurato anche dai bollettini, quindi se guardate i bollettini c'è scritto wind chill meno 10, magari la temperatura è meno 5 e il wind chill è meno 10, quindi bisogna guardare nel contesto e pianificare la propria escursione. I materiali sono importantissimi, perché è ovvio che in questa stagione troviamo caldo di giorno, freddo di notte, quindi la neve si scioglie e poi crea il ghiaccio, no? Alla mattina, certo, quando partiamo per l'escursione troviamo ghiaccio, quindi è ovvio che ci vogliono degli scarponi che possano calzare i ramponi e la piccozza sono indispensabili nell'inverno nella movimentazione in montagna, anche solo per il passaggio di 3-4 metri, se dobbiamo attraversare un tratto ghiacciato dobbiamo metterceli. Non ci sono alternative. L'alternativa è scivolare e magari farsi male. Certamente. Quindi Fabio, fatto salvo, del resto le tue indicazioni sono state molto chiare, bisogna avere insomma dimestichezza con ciò che si va ad affrontare, avere informazioni sul meteo, l'abbigliamento adatto, insomma tutto quello che tu hai detto. È anche consigliato approcciare questo tipo di escursioni magari non da soli, perché mi sembra un altro aspetto che può essere importante. Naturalmente chi è molto esperto ha di sicuro una visione diversa delle questioni, ma magari essere comunque un po' meno esperti e condividere con qualcuno questo tipo di avventura, chiamiamola così, magari è meglio. Che ne pensi? Ma è sicuro che anche una semplice escursione fatta da soli, nel caso di un piccolo incidente come anche solo una distorsione alla caviglia, può portare gravi conseguenze, perché se una persona è in un punto dove il telefono non prende ed è da sola e si è fatta male, diventa un problema, come questo signore travolto da una valanga, no? Perché certo, andare a fare sci-alpinismo da soli è un'altra, è sbagliato, no? È una perché cattiva è idea, insomma. Una valanga. È ovvio che se mi travolge una valanga il mio collega, il mio amico mi può estrarre immediatamente, no? Quindi c'è un apparecchio ricetrasmittente che è obbligatorio avere con la pala e la sonda, quindi con questo strumento io trovo il mio compagno, lo localizzo con la sonda e dopodiché lo scavo e lo estraggo dalla valanga, e questo signore non sarebbe stato sotto 20 ore, no? Ma sarebbe stato estratto immediatamente. Certamente. È ovvio che se sono da solo è quando parte la macchina del soccorso, quando non arrivo a casa, no? Se non arrivo a casa e a casa ho qualcuno che mi aspetta, questa persona allerta i soccorsi, ma se a casa non ho nessuno, chi allerta i soccorsi? E quindi divento un disperso, ok? Quindi un disperso è poi difficile da riferire, no? Quindi per voi, una volta, perché sottolineiamo anche questo aspetto della questione, una volta arrivato a voi il messaggio di necessità di soccorso, a vostra volta, partendo appunto in questa missione di recupero, anche voi andrete incontro a delle problematiche, come viene gestita l'operazione di soccorso. Non si può immaginare che tutto si risolva in pochi minuti o in poche ore addirittura. Che accade? Allora, è normale, la prima cosa è ovvio che se abbiamo la posizione del disperso diventa tutto più facile, ma molte volte la macchina del soccorso si muove una volta, se è un mancato rientro, ad esempio se sono i parenti ad avvertire, escono i carabinieri e cercano l'auto di questa persona, no? Una volta
trovata l'auto, allora si parte con la macchina del soccorso di ricerca, quindi vengono allertate le squadre di soccorso, nel caso di valanga i cani da valanga, nel caso di ricerca in superficie i cani di ricerca in superficie, e si crea chiaramente delle squadre che vengono diciamo scaglionate lungo i vari sentieri, i vari percorsi per cercare la persona. Inoltre viene mosso anche l'elicottero, che di solito diciamo negli ultimi anni in Italia si può muovere anche di notte grazie ai visori notturni, quindi i piloti hanno fatto dei corsi di specializzazione, possono pilotare anche di notte, e si prova a fare anche dei sorvoli con l'elicottero. Però è ovvio che se non si conosce la posizione dell'infortunato diventa tutto difficile, può durare anche settimane una ricerca. Certo, Fabio, siamo quasi in chiusura, ma ti chiedo questa cosa proprio per facilitare il ritrovamento e l'intercettazione della persona dispersa. Magari sul telefonino ci sono delle app, oppure c'è qualche strumento che è utile portare con noi perché possa lanciare un segnale a chi ci cerca in questa situazione? Allora, l'unico sistema che, a parte ovviamente l'ARTVA, che è un apparecchio ricetrasmittente che si usa quando si va su terreno innevato, che è obbligatorio oltretutto per legge averlo, c'è una piastrina, che è una piastrina praticamente è un diodo che si chiama Recco, che può essere identificato da un radar. Ecco, questo Recco è una piastrina che costa di media sui 20 euro in negozio. Mettendoselo in tasca o nello zaino, ecco, può essere ritrovato dalle antenne che hanno gli elicotteri di ricerca. Ecco, questo è l'unico sistema ovviamente che oggi c'è. L'altro sistema è che ovviamente ce l'ha solo la pubblica sicurezza, è un puntatore che trova il cellulare anche se spento, però quello è un'estrema ratio, viene utilizzato solo se con l'autorizzazione ovviamente del magistrato, no? Certamente. Per la storia. E quello lo si usa come estrema ratio per cercare una persona che non è più tornata e non si trova. Però il Recco potrebbe invece essere un sistema che può andare bene per uno che va a far funghi, che va da solo a far funghi, o uno che va a fare un escursionismo da solo. Se lo indossa, è una piastrina di pochi centimetri, ecco, può essere ritrovato da un'antenna radar che hanno a bordo gli elicotteri del soccorso. Bene, io ringrazio Fabio Lenti per essersi collegato con Angoli e per queste indicazioni davvero preziose e insomma soprattutto da mettere in pratica. Grazie Fabio e buon lavoro, davvero grazie. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie a voi, non è tutto, tra pochissimo continuiamo a stare insieme ad Angoli.